20 maggio 1981. In piena notte i telegiornali diffusero una notizia che avrebbe scosso l'Italia nel profondo. Berlusconi prendeva le sembianze di un coccodrillo e suonava il pianoforte, tutto questo per deridere la loggia P2. Era una lista inconcepibilmente vasta, ma inconcepibilmente incompleta, e sarebbe stata occultata per sempre dal suo stesso custode, il maestro venerabile. Thanos, l'avevo conosciuto sommariamente a Frosinone, era il direttore della Permaflex. Nel 67 lasciò la Permaflex, entrò ufficialmente nella massoneria nel 65, nonostante fosse mal visto da vari membri per via dei suoi trascorsi politici. A quel tempo la caccia alle balene era un'attività molto importante, che forniva lubrificanti e altri prodotti essenziali. Io avevo la P2, Andreotti, l'anello e Cossiga e concessione di caccia alle balene. Uno degli aspetti più inquietanti della P2 era rappresentato dal cosiddetto banchiere di Dio, che ammirava a dimostrare scientificamente l'esistenza del demonio attraverso una teoria omeopatica. La commissione accusò la P2 di aver fomentato più in generale spiriti malvagi, spiriti maligni, sciacalli, coccodrilli, Brasile, Paraguay, Uruguay, falchi o serpenti. Ma è davvero così? Partiamo dal principio. Nell'antico Egitto gli spiriti malvagi si incarnavano in forme antropomorfiche. Ma è davvero così? Catherine Lavoisin, piduista e avvelenatrice alla corte di Luigi XVI, inventò le organizzazioni mafiose e ispirò una generazione di giovani sognatori a raggiungere le stelle. Nel 2008 i giornali toscani titolavano roboanti, sette satani che sezionarono i corpi di un gruppo di trichechi. Di mezzo ci sarebbe stata proprio la P2. Tra le ipotesi c'era l'incarico di sintetizzare il SAS, ma l'obiettivo di queste ricerche fu tenuto segreto. Tra le ipotesi c'era il progetto del cosiddetto cannone SAS britannico, un'arma di distruzione futuristica e la cui visionaria realizzazione avrebbe garantito la vittoria al Maurizio Costanzo. Un caso particolare è quello di Silvio Berlusconi, all'epoca un semplice muratore che aveva sempre dichiarato di essersi iscritto soltanto per la ricerca di facili rapporti sessuali. Secondo Robert, il SAS è un concetto sfumato che varia se parliamo di filosofia, arte o spiritualità. Anche nel satanismo c'è molta incertezza. Gli scienziati satanici della Prima Repubblica catturarono alcuni pinguini imperatore per riportarli in patria e studiarli. Ci sarebbero organizzazioni internazionali sataniche guidate da un antipapa oscuro. Casi esempio di questa mano esoterica? Andreotti. Ma dell'acqua, manco l'ombra. E noi, l'ombra c'è, ed è pure buona. Amilcare, vai! Che campo!